Ok, ecco la prima. Leggenda o realtà? Le carote ti permettono di vedere al buio. Leggenda. Sebbene le carote siano ricche di vitamina A, che aiuta a mantenere la vista, no, non potrai vedere al buio. Negli anni 40, le forze aeree britanniche inventarono un nuovo radar e per mantenerlo segreto dissero a tutti che vedevano di notte grazie alle carote. I diamanti non sono davvero delle pietre preziose, vero? Sebbene i diamanti possano essere gioielli per il fidanzamento, non sono così rari come ci hanno fatto credere. Sono state le campagne pubblicitarie a renderlo qualcosa di straordinario. Se vuoi qualcosa di veramente raro, prova la painite. Bellissima e svuota il portafogli. Circa $50,000 a carato. I cereali Fruit Loops hanno diversi sapori. Leggenda. Non ha senso evitare il colore che non ti piace? Tutti i colori hanno lo stesso sapore. Anche la Kellogg's lo ha confermato. Sanno tutti di frutta mista. Bene, ora non so più cosa credere. Far cadere un penny dall'Empire State Building può uccidere chi cammina sotto. Leggenda. Anche se il penny non sarà leggerissimo, comunque non danneggerà nessuno. Semplicemente il penny non può raggiungere una velocità sufficiente mentre cade a terra. Meglio tenere il resto in tasca comunque. La luna ha un lato oscuro. Leggenda. No, la luna non userà la forza per dominare l'universo. Il nostro satellite è in rotazione sincrona con la Terra, il che significa che guardiamo sempre una sua parte, ma una faccia oscura permanente non esiste. I Kleenex nascono per le maschere antigas. Vero? Sì, Kimberly Clark ha originariamente progettato un sottile sostituto del cotone da utilizzare come filtro. Nel 1924 il Kleenex iniziò ad essere venduto negli Stati Uniti per rimuovere creme e struccanti, trasformandosi infine nei soffici fazzoletti che oggi amiamo. La cioccolata fa male. Non è una leggenda? Mentre un eccesso di cioccolato, proprio come un eccesso di qualunque cosa, può farti male, un po' di cioccolato può farti abbastanza bene. Non cioccolato qualunque, però, solo quello fondente. Gnam! Dormire nel weekend ti fa recuperare il sonno arretrato. Leggenda. Comodo il letto la domenica mattina, ma il sonno perso non si recupera. Il sonno irregolare può ridurre la concentrazione e le tue prestazioni. Se ti senti riposato quando ti svegli, hai dormito il giusto. Gli zombie esistono. Vero. Nessun essere umano si è mai trasformato in uno di quegli zombie affamati che si vedono nei film, ma nel regno animale esistono. Un fungo che ha un nome molto lungo, che non voglio pronunciare, si impossessa delle formiche con le sue sostanze chimiche. Sotto l'effetto del fungo, la formica lascia la sua famiglia per trovare un ramo o una foglia molto specifici. Dopodiché lascia che il fungo germogli e rilasci le spore nel mondo. Che delizia! Il più grande organismo vivente è la balenottera azzurra, l'elefante africano o lo shark. Leggenda. Sì, sono tutti grandi, ma l'armillaria nelle Blue Mountains, in Oregon, vince alla grande. Con una lunghezza di 5,5 km, sono 6 Burj Khalifa e mezzo dall'inizio alla fine, è ancora in crescita. Ma il lato positivo è che è commestibile. Omeletta ai funghi, volete? I tacchini possono arrossire. Vero. Proprio come gli umani, i tacchini arrossiscono quando sono eccitati, arrabbiati o malati. La pelle della testa e del collo può diventare rossa o addirittura blu. Il lembo carnoso di pelle che pende dal collo si chiama bargiglio. Diventa anche rosso vivo quando l'uccello è eccitato. Forse non al ringraziamento, però. Abbiamo solo 5 sensi. Leggenda. Non esiste un numero esatto. Alcuni dicono 5, 7, 14, 24 o addirittura 57. I nostri sensi più elementari sono in realtà la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto, ma anche il movimento, la posizione del corpo, la temperatura, l'equilibrio e il senso del nostro stato interno, come sentire il tuo cuore. Ad esempio, chiudi gli occhi e tocca il naso. Questa si chiama propriocezione o percezione della posizione del corpo. I pipistrelli sono ciechi. Leggenda. La vista dei pipistrelli è migliore della nostra di notte. Non riescono a vedere bene alla luce del giorno perché vedono solo in bianco e nero. Forse questo mito è nato dal fatto che i pipistrelli usano il sonar per navigare senza vista. Gli unicorni esistono. Vero, non sono dei cavalli però, bensì dei cervi.
un corno solo è un'anomalia genetica riscontrata in alcune specie che potrebbe essere all'origine della leggenda dell'unicorno, formatasi tanto tempo fa. Il miele non va mai a male. Leggenda. Non chiuso e in un ambiente umido andrà a male. Finché c'è il coperchio e non entra acqua, non dovrebbe andare a male però. Ha proprietà antifungine e antibatteriche, il che significa che nessun organismo può viverci. Non importa quanti anni ha il miele conservato, probabilmente è perfettamente commestibile. Le arance sono sempre arancioni. Leggenda. Le arance dolci sono un ibrido di mandarini e pomelo, con una buccia verde brillante che le protegge dal sole. Nei climi più caldi, come nel sud-est asiatico, le arance sono ancora di un verde brillante quando sono mature. C'è da chiedersi cosa sia venuto prima, il frutto o il colore. Ci sono insetti nel tuo frappuccino alla fragola. Vero, ma non più. Una tintura composta da minuscoli insetti macinati, chiamati cocciniglie, viene utilizzata da molte aziende per rendere il colore rosso. Starbucks ha smesso di usare il colore rosso degli insetti nel suo frappuccino alla fragola nel 2012. I vigili del fuoco usano acqua più umida. Vero. Per essere più efficienti quando spengono incendi, i vigili del fuoco hanno recentemente iniziato ad aggiungere alcune sostanze chimiche all'acqua. Gli agenti bagnanti riducono la tensione superficiale dell'acqua, facendo in modo che si diffonda più facilmente e che bagni prima gli oggetti. Lascia stare le vespe e ti lasceranno in pace. Leggenda. Anche se questo funziona per le api, le loro cugine non saranno d'accordo. Le vespe infatti sono molto irascibili perché pungono anche senza essere provocate, anche solo se passi vicino al nido. Se vedi delle vespe, gira al largo. La Torre Eiffel avrebbe dovuto essere smantellata dopo 20 anni. Vero, la Torre Eiffel è stata progettata per mostrare la potenza industriale della Francia durante l'Esposizione Universale. I progettisti installarono delle antenne e dei trasmettitori che si rivelarono molto utili. Per questo la torre non venne demolita. I pidocchi preferiscono i capelli sporchi. Leggenda. I pidocchi non pensano alla pulizia dei capelli, hanno semplicemente bisogno di capelli umani a cui aggrapparsi. È indifferente se perfettamente puliti o più grassi di una friggitrice. I pidocchi si nutrono del nostro cuoio capelluto e i capelli sono solo un posto dove passare il tempo. Le gobbe dei cammelli immagazzinano l'acqua. Leggenda. I cammelli non immagazzinano l'acqua nei loro tessuti, ma immagazzinano il grasso. Proprio come me dopo il Natale. Questi serbatoi di grasso consentono ai cammelli di sopravvivere per giorni nel deserto senza fermarsi per nutrirsi. Bevono grandi quantità di acqua alla volta e la immagazzinano nel flusso sanguigno. Bisogna bere 8 bicchieri d'acqua al giorno. Leggenda. Rimanere idratati è fondamentale, soprattutto quando fa caldo. Ma ci dimentichiamo che ogni bevanda è principalmente acqua, anche tè e caffè. I nostri corpi sanno quando abbiamo bisogno di bere. Hai sete? Allora è ora di bere qualcosa. Gli elefanti ricordano tutto. Vero? Avendo il cervello più grande di tutti gli animali terrestri, gli elefanti dovrebbero avere una grande memoria. Ed è davvero così. Essere in grado di ricordare l'intero territorio, gli amici e i luoghi per trovare l'acqua è fondamentale per la struttura sociale degli elefanti. Potrebbero persino avere una memoria migliore di me e di te. Dove ho lasciato le chiavi? Le banane crescono al contrario. Vero, le banane crescono naturalmente verso il sole man mano che diventano più grandi. Ecco perché sono curve. Beh, quindi le abbiamo sbucciate nel verso sbagliato per tutto questo tempo? Può essere. In inglese nessun numero prima di 1000 contiene la lettera A. Vero. Puoi provare a scrivere ogni numero se vuoi, ma scommetto che mi crederai sulla parola. Il Guinness dei primati è stato creato per risolvere controversie. Vero? Il miglior libro di curiosità del mondo è stato pubblicato nel 1955 dopo una discussione su un gioco riguardo gli uccelli più veloci d'Europa. L'amministratore delegato del birrificio Guinness si è reso conto che non esisteva un libro di curiosità su domande banali, quindi ha creato il suo. E il resto è storia. Il wasabi che mangiamo è vero wasabi. Leggenda. Quando mangi sushi, a volte la crema verde non è wasabi, è rafano. Il vero wasabi è molto costoso e ha un gusto più delicato. Se non lo preparano davanti a te, di solito non è vero wasabi. Quindi, beh...
Sapevate che anche i polli possono saltare e volare? L'addomesticamento del pollo risale almeno al 2000 AED. Hanno le piume e i muscoli necessari per volare, ma non lo fanno più, a centinaia di anni dalla loro domesticazione. Ma se si dà loro la giusta motivazione, possono farlo. Per esempio, se pensano che l'altro lato del recinto sia bello, possono saltare fino a 2 metri. Alcune galline saltano sugli alberi per appollaiarsi. Immaginate un albero con un paio di galline sopra. Sembra così divertente. La loro motivazione è la sicurezza. L'albero funge da copertura durante il giorno e le protegge dai predatori alati. Allo stesso modo, di notte, l'albero si trasforma in un riparo dal vento e dalla pioggia e dai possibili attacchi dei predatori terrestri. Questo non avviene solo allo stato brado. Anche nelle fattorie in cui i polli possono girare liberamente, ci sono nidi sugli alberi. Alcuni polli furtivi escono dal loro pollaio e saltano sugli alberi. Per questo motivo, molti proprietari di polli cercano un modo per tenerli sotto controllo. Ehi, Alexa, cerca come gestire i polli che saltano? Ora passiamo agli oggetti di uso quotidiano e ai loro segreti. Le fascette e le etichette di plastica delle confezioni di pane non hanno colori casuali in alcuni stati. Sono codificati in base al pane sfornato ogni giorno. Ogni giorno della settimana ha un colore assegnato. Per esempio, la fascetta blu sta per lunedì, quella verde per martedì e quella rossa per giovedì. Ora potete sapere quanto è fresco il vostro pane. I codici colore sono utili anche per i dipendenti. Possono individuare facilmente le pagnotte vecchie sugli scaffali. Un detto popolare dice: sei quello che mangi. È emerso che anche il nostro intestino è lì per renderci felici. La serotonina è l'ormone del benessere. È anche un neurotrasmettitore. Molti di noi l'associano immediatamente al cervello. Tuttavia, è interessante notare che circa il 95% della serotonina del corpo è prodotta nel nostro tratto digestivo. Molti di noi usano spesso le parole erbe e spezie in modo intercambiabile, ma si tratta di condimenti diversi. Le spezie provengono da ogni parte di una pianta o di un albero, come radici, semi o corteccia, mentre le erbe sono le foglie della pianta. In genere aggiungiamo le spezie al cibo durante la tostatura e la cottura. Le erbe rilasciano il loro aroma più velocemente, quindi le aggiungiamo alla fine. Vi è mai capitato di sentirvi osservati e di scoprire che avevate ragione? Questa sensazione si chiama rilevamento dello sguardo. Il vostro cervello percepisce quando qualcuno vi sta fissando. Le ricerche spiegano che si tratta di una sorta di meccanismo di difesa. Uno sguardo diretto può essere un simbolo di dominanza e può rappresentare una potenziale minaccia. Gli esseri umani si sono evoluti con questa sensazione nel tempo. Stranamente, funziona quando la persona guarda dritto verso di voi. Se lo sguardo è spostato di pochi gradi a sinistra o a destra, il cervello non reagisce in questo modo. Che ne dite della voglia di rivedere i vostri film preferiti o di ascoltare la stessa canzone più volte? Non siete soli. Questa abitudine ha alcuni benefici per la salute mentale. Questo comportamento rilassa la mente. Quando le persone si sentono stanche, hanno meno autocontrollo e sono meno motivate a portare a termine compiti difficili. Ci si immerge così di nuovo nella prima stagione di Boris, perché quando si guarda, si ascolta o si fa qualcosa di familiare, non si deve fare lo sforzo di controllare ciò che si pensa. È quindi un buon modo per fare un rapido reset mentale. Ecco un'altra sensazione diffusa. Immaginate di godervi il tramonto su una terrazza o in cima alla Torre Eiffel. All'improvviso, la vostra voce interiore vi sussurra: «E se mi butto?» Non si tratta del lato oscuro. È una specie di sensazione che compare quando si è in alto. Esiste un nome per questo fenomeno, il richiamo del vuoto o fenomeno dell'alto. È un argomento di ricerca relativamente nuovo, ma sono in arrivo altri studi. La grande interpretazione di Jim Carrey in The Truman Show è nota a tutti. Sapevate che la Truman Show Delusion esiste davvero? Il fenomeno è un problema legato alla neuropsichiatria cognitiva. Le persone affette da questo delirio credono di essere filmate e che il filmato sarà trasmesso per intrattenimento. Un tempo l'alluminio era più prezioso dell'oro. So che è difficile da credere. Oggi ci avvolgiamo i nostri panini con questo oggetto di uso quotidiano. Se torniamo indietro al XIX secolo, vediamo l'alluminio come un elemento difficile da trovare.
perché era letteralmente difficile da ottenere finché gli scienziati non hanno trovato un modo per estrarlo su larga scala industriale. Si racconta che il sovrano francese Napoleone III avesse un set di posate in alluminio con cui serviva il cibo ai suoi ospiti speciali. Potremmo anche parlare di una festa per viaggiatori del tempo tenutasi nel 2009. Il fisico teorico Stephen Hawking ha invitato i viaggiatori del tempo a uscire. C'era un enorme striscione con la scritta «Benvenuti, viaggiatori del tempo!». Nessuno si è presentato, ma forse i viaggiatori avevano impegni precedenti e per questo non hanno partecipato alla festa. Giuro che non sto piangendo perché non si è presentato nessuno a quella fantastica festa. Stavo solo tagliando una cipolla. Perché scoppiamo a piangere quando tagliamo le cipolle? A causa di un particolare enzima e del suo fattore lacrimale. C'è una soluzione? La prossima volta prendete un tovagliolo di carta umido e mettetelo sul tagliere accanto alla cipolla. L'acidità che deriva dall'enzima andrà verso la carta bagnata invece che verso i vostri occhi. L'antico calendario egiziano era abbastanza simile a quello attuale. Aveva 365 giorni divisi in 12 mesi. Ma invece di aggiungere un 31esimo ad alcuni mesi, aggiungevano quei giorni extra alla fine dell'anno. Rivolgiamo ora la nostra telecamera al regno animale. È utile che le zebre abbiano il loro affascinante disegno? Anche gli scienziati si sono posti questa domanda e hanno fatto degli esperimenti. Hanno vestito dei cavalli con dei mantelli simili a quelli delle zebre. Il mantello copriva tutto il corpo dei cavalli, tranne la testa. Si è scoperto che il motivo zebrato respinge le mosche. Gli scienziati hanno osservato che le mosche si dirigono solo verso la testa degli animali e stanno lontane dai corpi dei cavalli. Le formiche sono note come animali laboriosi anche nei racconti. Questo ha un riflesso legittimo nella vita reale. Possono trasportare un carico fino a 20 volte superiore al loro peso corporeo. Questi insetti hanno anche altre nobili qualità. Se una formica si ferisce gravemente, rifiuta le cure della formica paramedica della colonia. La formica sa di non potercela fare e, invece di sprecare le risorse della colonia, costringe la formica paramedico a continuare senza di lei. I cammelli possono sopravvivere circa 15 giorni senza bere acqua. Molti pensano che immagazzinino l'acqua nelle gobbe. No, le gobbe servono solo per immagazzinare il cibo sotto forma di grasso. L'acqua viene conservata nel sangue. A proposito di cammelli, in alcuni paesi è tradizione organizzare concorsi di bellezza per cammelli. Per esempio, in occasione dei mondiali di calcio del 2022 in Qatar, è stato organizzato un tale concorso come attrazione. Vedete una mosca domestica gigante in casa, ma sfugge ai vostri tentativi da ninja. Potreste pensare che la natura se ne occuperà in un paio di giorni, ma in realtà le mosche domestiche possono vivere per circa un mese o due. Il prossimo fatto riguarda un'emergenza sulla strada. I poggiatesta staccabili dell'auto possono essere utilizzati come strumento di fuga. Si può rompere il finestrino con il poggiatesta se non si può lasciare l'auto dalle portiere. È necessario incastrare il poggiatesta tra il vetro e la soglia del finestrino. Puntate un angolo, poi colpite il poggiatesta più forte che si può per rompere il vetro in modo sicuro. Potreste doverlo colpire un paio di volte, ma alla fine si frantuma. Non arrendetevi dopo un solo tentativo. Non esitate! Condividete con noi i vostri fatti spettacolari.